Il ponte su Comelians è stato aperto ieri a 3,5 tonnellate, adesso stiamo lavorando per riuscire ad aprirla a 7,5. C'è un'ipotesi adesso di lavoro per ristrutturare il ponte, quello che, che sostanzialmente ha avuto la voragine ieri, e i tempi potrebbero essere una trentina di giorni. In questi giorni qua, già credo lunedì, capiremo esattamente come proseguire, confrontandoci anche con la protezione civile. Ma in questo momento abbiamo comuni isolati ancora? In questo momento qua noi stamattina apriamo la SS52, è chiaramente un lato, e sostanzialmente no. La 4 chiaramente il collo di bottiglia è il ponte sulla Comelians, però in senso alternato adesso riusciamo ad arrivare anche su. E situazioni particolari, ne abbiamo una a Ravascleto, adesso anche lì c'è una zona, c'è un po' delle frane e stiamo lavorando, e sostanzialmente dovremo riuscire a aprire tutto quanto in giornata.